non è cosa semplice, lo sappiamo tutti, parlare di speranza di fronte a un quadro economico e lavorativo caratterizzato da numerose difficoltà che inevitabilmente anche tendono a offuscare quella che è la visione del domani. Non mancano però, per guardare il lato positivo, potenzialità su cui investire. Innanzitutto l'Italia è conosciuta anche come paese di imprenditori. Infatti la fama di cui gode il Made in Italy, è uno tra i brand più noti a livello globale, ci incoraggia proprio a guardare il futuro con grande fiducia. Sul territorio nazionale, pensate, sono presenti 6 milioni di imprese, in pratica una ogni 10 abitanti. Il tessuto produttivo italiano rappresenta dunque l'ossatura importante del nostro sistema economico e sociale, un sistema dotato di bisogni ben definiti, tra i quali vi è innanzitutto la necessità di una preparazione professionale adeguata. Anche in un contesto come quello attuale, caratterizzato da una generale incertezza sul fronte occupazionale, alcune imprese faticano a reperire lavoratori in grado di soddisfare i requisiti richiesti. Ecco, questo sembra paradossale, ma è così. E ciò si riscontra anche parimenti nella nostra realtà locale. Analizzando infatti le ultime previsioni occupazionali proprio formulate dalle imprese novaresi e vercellesi, emerge una difficoltà di reperimento di personale quasi in un caso su due. Pensate, 45 casi su 100 le imprese non riescono, hanno grandi difficoltà a trovare personale all'altezza della situazione. Molti studenti giungono al diploma o addirittura alla laurea con esperienze lavorative piuttosto limitate, piuttosto circoscritte, direi, ai periodi di stage e ai periodi di alternanza. Creatività, autonomia, capacità di lavorare in gruppo sono doti molto richieste, ma non sono acquisibili con il semplice studio, ma vanno allenate e coltivate sfruttando il più possibile tutte le possibili occasioni che, oltre alla scuola, che è il naturale momento ovviamente di arricchimento culturale, permettono di incrementare il proprio percorso di apprendimento. Quindi iniziative come questa, che coinvolgono studenti, famiglie, insegnanti, imprenditori, sono quindi indispensabili per realizzare quell'avvicinamento e quella sintonia tra formazione e lavoro su cui si gioca veramente il nostro futuro e il futuro delle nostre imprese.